Senta, ma se non è paralitico, come mai ha fatto questa domanda di pensione? Per vecchiaia? E che le sembro vecchio? Ma chi? Lei? Ah, mi sto parlando di suo nonno. E che c'entra mio nonno? Ma perché Felice Cida, la domanda è lei? Sì, sono io. Mi scusi, ma suo nonno mi aveva fatto capire tutta un'altra cosa. No, no, sono io. Ah, ecco. E come mai ha fatto questa domanda? È handicappato? Non nel senso che intende lei, signor Cucuzza. Diciamo che non ho menomazioni fisiche visibili, ma il mio cuore e la mia testa, per come sono ormai conformati, non mi consentono di vivere alla pari con gli altri. Capisco. Signor Cucuzza, io chiedo di ricevere la pensione di invalidità civile perché è fallito il comunismo. Che è fallito? Il comunismo, signor Cucuzza. Non capisce? Lei è cattolico? Sì. Crede nel paradiso? Sì. E spera di andarci? Cioè, sì. E per andare in paradiso, signor Cucuzza, lei si comporta in un certo modo, da bravo cattolico, seguendo cioè le regole che la Chiesa le ha insegnato. So, rispetta i 10 comandamenti, va in chiesa, fa le sue buone azioni, fa la carità, è giusto. Ora, dopo tanti anni che lei segue queste regole, se stesse sono diventate un comportamento meccanico. Signor Cucuzza, è corretto dire che lei ormai si comporta da buon cattolico senza nemmeno più pensarci, per riflesso condizionato? Cioè, che vuole dire? Che sono abituato? Bravo. Sì. Bene, giusto. Allora facciamo un'ipotesi. Mettiamo il caso che lei possa morire e poi tornare indietro. Mettiamo vivo. Il caso che lei potesse morire e ritornare indietro vivo. Morire? Lei lo sa che è impossibile tornare. È un'ipotesi, signor Cucuzza. Allora lei muore, va nell'aldilà e scopre che il paradiso non esiste. Si accorge che tutti i sacrifici che ha fatto sulla terra da vivo non servono a nulla perché il premio non c'è. Non solo non c'è il premio, non c'è sta, manca la punizione per i cattivi, per quelli che delle regole se ne sono ampiamente fregati, a differenza sua. Quindi né premio né punizione, né paradiso né inferno. Ora abbiamo detto che lei può tornare vivo sulla terra. Però, sapendo a questo punto che nell'aldilà non c'è niente, signor Cucuzza, lei che farà? Continuerà a comportarsi come prima, seguendo le buone regole del bravo cattolico? E chi mi fa fare? Bravo, mo faccio quelle che mi fa. Ma è un'illusione purtroppo, signor Cucuzza, perché per lei comportarsi da cattolico è un riflesso condizionato, non può farne a meno, continuerà contro la sua volontà a comportarsi come prima. Ora, immagini che tutto questo le capiti non con delle regole che servono a guadagnarsi il paradiso, ma con delle regole che servono a vivere meglio su questa terra. Signor Cucuzza, questa è la mia condizione. Gli ideali che sostenevano la mia etica sono falliti, ma io non posso vivere altrimenti che seguendo meccanicamente quegli stessi ideali. E allora io uso un codice di comportamento che questa società non ritiene valido. Sono inadatto a vivere in questa società. Ma se sono inadatto a vivere, lei tecnicamente come mi definisce? Un invalido. Invalido? Ed essendo un invalido, che mi spetta? La pensione! La pensione! Ci è arrivato, sono felice! Complimenti, bravissimo! Quindi lei è d'accordo con me, signor Cucuzza? No, d'accordo, ho capito! Io le sto dando l'occasione per aprire un varco nell'ordinamento giuridico, c'è un nuovo handicap da mettere agli atti, è l'handicap morale, signor Cucuzza, lei ne può essere l'artefice. Ma che handicap morale? Lei ha semplicemente creduto negli ideali sbagliati. No, 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 non mi tratti con sufficienza, non me lo merito. È un caso, solo un caso, che siano cadute le mie regole e non le sue. Non faccio lo sbruffone come signor Cucuzza, sì. Scusi, ma perché non lo fa dire alle persone di quei paesi le cose che sta dicendo a me? Ma quali paesi? I paesi. Senta, ma lei è un comunista? Che cadato! Ma che c'entra? Stai zitto, non è il comunismo, signor Cucuzza, non è il comunismo che mi manca. Non sono uno stupido, a me manca il sogno. Comunista! Ogni uomo ha diritto a un sogno. Io sono stato ingannato, voglio essere risarcito. Io per 20 anni ho creduto veramente che 1 miliardo di cinesi fossero tutti educati, felici e sorridenti, solo perché erano comunisti. Poi ho scoperto che facevano le esecuzioni in piazza. Prendevano dei ragazzi di 15, 16 anni, solo perché avevano rubato una bicicletta, un pugno di riso, li facevano inginocchiare per terra e gli sparavano un colpo in testa. E la gente applaudiva. Io ero comunista perché sono contro la pena di morte, signor Cucuzza, sono stato ingannato e voglio essere risarcito, mi spetta. Ho capito, ma la legge non prevede un caso come il suo, io che scrivo nel registro? È incapace di vivere perché è fallito comunista. Esatto, io sono malato, signor Cucuzza, la mia è una forma di malattia di cui lo Stato deve tenere conto. Io sono un tossicomane ideologico, sono in crisi di astinenza. Posso fare di tutto, signor Cucuzza, e lo farò. Che vuole dire? Che mi lascerò finalmente andare, che non avrò più scrupoli, che diventerò un delinquente. E faccia quello che le pare. E sarà anche colpa sua. Mia? E io che c'è? Lei non mi prende nella giusta considerazione. No, io faccio solo quello che è nelle mie possibilità. Ma la smetta con la storia delle possibilità. Faccio quello che è nelle sue responsabilità. Lei per me sta benissimo, se ha bisogno vada a lavorare. E come faccio a lavorare, signor Cucuzza? Sono mesi che non esco di casa, non ce la faccio ad andare per strada, guardare negli occhi le persone che per vivere devono schiacciare la propria dignità. Tutti dobbiamo fare i conti con la realtà. Ma questa è la vostra realtà, non la mia. E allora combatta con la sua realtà. E come faccio? Dove va? Che cosa devo fare, signor Cucuzza? Devo denunciare tutti quelli che andavano in giro con i capelli lunghi e con l'eschimo. Erano milioni, sono scomparsa.
Con chi me la piglia? Con quelli che mi impedivano di comprare i dischi di Lucio Battisti perché si era sparsa la voce che forse era fascista. E io lo amavo e mi vergognavo a dirlo. Per lei è facile, signor Cocuzzo, insegnare ai suoi figli che l'essere umano è di natura cattiva, che la gente parla, ma poi ognuno pensa ai fatti suoi. Io non potrei mai insegnare queste cose a mio figlio. Non gli potrei mai insegnare che sul lavoro non deve guardare in faccia a nessuno se vuole andare avanti, che votare non serve a nessuno, solo ai politici che devono rubare. Per voi è facile dire queste cose, perché secondo voi adesso la gente sta bene, nessuno si muore più di fame. E allora che cosa gli dovete insegnare ai vostri figli? Sulla stronzata! Che il fumo fa male, che mangiamo troppa carne rossa, che ogni anno a Natale a papà vengono distrutte troppi abeti e chi se ne fotta, cacù! Voi non mi volete aiutare e allora insegnatemi a vivere come voi, senza scrupoli e senza sensi di colpa, altrimenti mettetemi in un mondo dove non esistono zingari, negri, poveri, disperati, un mondo dove non si sappia quanti bambini muoiono di fame ogni giorno mentre noi mangiamo le primizie, abbiamo 6 televisori per famiglia, 2 macchine a testa, mandatemi qualcuno che mi dimostri che vivere in questa società è giusto, altrimenti diventerò un delinquente. E si ricordi, signor Cocuzza, che è un caso, solo un caso, che siano cadute le mie regole e non le sue!